Ciao amici, come state? Spero tutto bene. Oggi ritorniamo nella serie di Poppy Playtime per andare a scoprire i segreti nascosti. Come ben sappiamo, l'altro giorno è uscito il trailer ufficiale di Poppy Playtime 3. In questo video lo andremo a sviscerare per bene. Andremo a scoprire tutti quanti i segreti che sono nascosti, faremo un'analisi completa, ma soprattutto scopriremo come potrebbe essere questo terzo capitolo. Quindi insomma, un video ricco di novità. Lasciate qui sotto tantissimi like per supportare la serie. Se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi, iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina. Scrivete anche qui sotto nei commenti qual è il vostro personaggio preferito della serie di Poppy Playtime, perché sono veramente tanto curioso. Sempre prima di partire ci tenevo a ringraziare Benedetto Dieghi perché ha fatto le donazioni in super chat durante le premiere. E ringrazio anche Francesco Nardiello Tubo e Burrito sul Tubo per essersi abbonati. Grazie mille davvero tanto per il supporto. Ma adesso andiamo subito in partita. Cominciamo, andiamo a scoprire tutti quanti i segreti. Allora, questo video sarà diviso in due parti. Nella prima parte andiamo nella Game Station di Poppy Playtime 2, perché in realtà la Game Station in qualche modo è collegata col significato del Playcare. Infatti abbiamo scoperto che il Playcare è una zona dove gli orfani vengono portati per sviluppare le loro abilità creative. Fra poco vedrete proprio una cosa molto simile anche con la Game Station. Cioè, allora, Game Station e Playcare a quanto pare sono simili tra di loro. Ma fra poco vediamo tutto, Restate sintonizzati perché scopriamo tutti quanti i segreti. Tra l'altro, finalmente oggi scopriremo anche quali nemici potremo trovare su Poppy Playtime capitolo 3. Alcuni di quelli li abbiamo già conosciuti, li abbiamo incontrati qua nel secondo capitolo. Ma poi ce ne sono due! Due nuovi personaggi, chi saranno mai? Cosa faranno? Intanto qui c'è Mommy che si avvicina, ciao cara mammina, come va? Spero tutto bene. Tiriamo sta bella leva, perfetto! E niente, ti sei incastrata lì. Mommy, però se tu avessi camminato con calma, questo non sarebbe successo. Cioè, guardate un po', se lei non si fosse incastrata la mano di là, poteva prendermi, perché quel cancello era chiuso, io dove scappavo, dove andava il player a rifugiarsi, e invece niente. Ciao mamme! È stato un piacere, salutami il prototipo che fra poco verrà, ti porterà via. Ecco qua il braccio del prototipo che sta lì sotto, guardate, guardate come si sta avvicinando. Via! Si è portata via la nostra cara mammina. E vabbè, cara mamma, ci vedremo un'altra volta per un prossimo capitolo. Ma adesso è il momento di andare nella Game Station. È lì una parte principale che sarà molto utile con Poppy Playtime 3. Quindi raggiungiamola subito, immediatamente. Dobbiamo salire per queste scale all'interno della Bay 09. Mamma mia, sta Bay 09. È da una vita che ce la stiamo portando avanti. Ma che roba, sembrava una parte tanto importante con enigmi da fare. Invece alla fine era soltanto un posto dove fare le scale, salire le scale. Potevano chiamarlo direttamente zona scale ed era la stessa cosa. Apriamo sta porta, no, mi sa che l'ho sfondata. Ho per sbaglio sfondato la porta nel vero senso della parola. È sparita. Va bene, eccoci qua. Siamo arrivati nella Game Station, una parte molto fondamentale per quanto riguarda proprio la fabbrica di Poppy Playtime. E tra l'altro anche a quanto pare il Playcare sarà molto molto importante. Scendiamo subito qui sotto. Eccoci qua. Perfetto, siamo arrivati nella zona dedicata proprio alla stazione dei giochi. Potete proprio notare infatti che è una zona molto molto grande con tante attrazioni per giocare, no? Ad esempio ci sono gli scivoli, tutti quanti belli, divertenti. Ci sono anche i disegni che i bambini hanno appeso, disegni dedicati ai giocattoli di Poppy Playtime. Guardate qua, ho proprio fatto un video dedicato a parte proprio a tutti questi fogli che sono sparsi qua, quindi adesso non li vado a rivedere. Però qui potete notare che i bambini venivano qui a giocare. Infatti, come ben sappiamo, all'interno della fabbrica di Poppy Playtime ci stavano dei bambini orfani, sono stati portati qua e venivano utilizzati per fare alcuni esperimenti particolari, ovviamente esperimenti che riguardano tipo le loro caratteristiche. Infatti la Game Station era sì un posto dove i bambini venivano a giocare, ma in contemporanea degli scienziati analizzavano dei dati che servivano poi per creare nuovi giocattoli. Ad esempio qui infatti possiamo notare che questa parte è suddivisa in tre sottoparti: Musical Memory, Wakawaggi e Statues, ognuno con un minigioco diverso. Partiamo dal Musical Memory, una zona che serviva appunto per testare le abilità musicali e di memoria dei bambini. Dopodiché si passava al Wakawaggi. Questa è una parte dedicata appunto per testare i riflessi dei bambini. E infine Statues, qui per capire infatti quando i bambini si potevano immobilizzare nel tempo giusto. Insomma, comunque dei test. Alla fine questi minigiochi servivano principalmente per fare dei test. Il Playcare non sarà una cosa tanto diversa da questa che abbiamo visto. Infatti, come abbiamo ben visto dal trailer ufficiale di Poppy Playtime 3, il Playcare è una zona dedicata appunto a radunare i bambini orfani per fargli sviluppare le loro capacità creative.
creative. Quindi vuol dire che lì troveremo altri minigiochi non tanto collegati con proprio le capacità fisiche delle persone, ma questa volta con capacità creative. Molto molto diverso, ma comunque anche molto simile a quello che c'è qua. Quindi vuol dire che anche lì nel Playcare ci saranno delle zone ancora inferiori, delle sottozone con altri minigiochi ancora. Chissà se anche lì saranno 3 minigiochi o saranno ancora di più. Lo scopriremo molto molto presto. E poi niente, alla fine ci stava la Game Station. I bambini salivano qui sul trenino, ciuff ciuff, e venivano trascinati, anzi trasportati in altri posti. Uno di questi è il famoso Playcare, una parte molto importante, no? Dal trailer l'abbiamo visto che la Poppy Playtime non sarebbe potuta diventare tale senza il loro Playcare. Lì dentro ci saranno altre cose da fare, altri segreti da scoprire e altri nemici. Ma come saranno questi nemici? Chi saranno? Partiamo sempre qui dalla Game Station. Quando noi infatti facciamo il minigioco del Musical Memory, vediamo una cosa particolare. Qui sopra viene appeso il corpo di Bugs Bunny, ma poi sparisce. Che fine avrà fatto Bugs Bunny? Dove sarà finito? Molto molto sospetta. Probabilmente Bugs Bunny è stato trasportato da qualche altra parte. Non sappiamo se qualcuno l'abbia preso oppure potrebbe essersi anche liberato lui, in qualche modo è riuscito, non so, a risvegliarsi e scapparsene via. Poi, quando ne facciamo qua il Wagga Wagga, vediamo qui sopra, che vengono appesi proprio qui davanti, i mini Aggie Waggy, proprio qui davanti in bella mostra li vediamo. Ne manca tra l'altro uno, manca il mini Aggie Waggy, quello giallo. Anche quello, dove sarà mai finito? Dove si trova il mini Aggie Waggy giallo? Fatti vedere, dove ti sei nascosto? Anche lui potrebbe comparire nel prossimo capitolo di Poppy Playtime. Ma in realtà la cosa più particolare, più nascosta, è questo. PJ Pagapillar, quando noi facciamo quel minigioco, alla fine qui davanti non compare il corpo di PJ. Quello vuol dire che è ancora vivo, sarà da qualche parte, oppure è stato trascinato in qualche zona particolare nel terzo capitolo. E fra poco lo andremo a vedere, perché a quanto pare nel trailer di Poppy Playtime 3, nonostante comunque sia soltanto di un minuto, ci dà anche la spiegazione di quello che è successo a PJ Pagapillar. E quindi direi di passare direttamente a vedere i trailer insieme. Sì, adesso non faccio qua la parte del treno, perché tanto ormai è sempre quella. Saliamo sul treno, lo mettiamo in moto, ci ritroviamo lì nel Playcare una volta tirata la leva, sempre le stesse cose, alla fine sono. Quindi passiamo direttamente ai trailer, lo analizziamo per bene, lo vediamo anche in una visione molto particolare, ma che ci svelerà altri segreti nascosti. Ed eccoci qua, siamo con il trailer ufficiale di Poppy Playtime capitolo 3. L'abbiamo visto nel video scorso, ma oggi lo andremo a vedere ancora meglio, perché faremo un'analisi completa, totale. Tocchiamo subito play, vai, si parte. Allora, per il momento vi faccio soltanto vedere e ascoltare, quindi io non dico, non parlo, ci sono pure i sottotitoli. Ma ascoltate bene le parole che dice. Molto molto importanti. L'apertura del Playcare. Orfanotrofio. Ispirazione. Sorrisi. Cose molto importanti. E questo poi è il nuovo nemico che dovremmo affrontare. Quindi comunque, come ben possiamo vedere, il Playcare sarà una zona dedicata appunto a questi bambini orfani, dove le cose principali sono ispirazione, sorrisi, qualcosa che proprio riguarda la creatività. Nella Game Station le cose fondamentali erano altre, come la memoria, i riflessi, tutte quante queste cose qua. Qui invece ispirazione, creatività e sorrisi. Vuol dire che forse qui troveremo dei minigiochi anche collegati con queste cose. Cioè io mi sto immaginando un minigioco dove devo sorridere per tutto il tempo, ma che roba! Oppure ispirazione, cosa potrebbe esserci come ispirazione? Insomma, comunque una zona molto molto segreta. Adesso rivediamo lo stesso trailer, però ve lo faccio vedere in una maniera differente, perché vado completamente ad illuminare il video in modo che voi possiate vedere tutto quanto illuminato. Provate a vedere se riuscite a scorgere qualcosa di segreto che non si vede comunque con il trailer, quando si vede così al buio. Illuminiamolo per bene e vediamo che cosa c'è nascosto. Ok, non c'è niente di più gratificante per la mia anima che essere la ragione per cui il sorriso di un bambino è la scintilla che scende tutte le sue speranze e sogni. Dobbiamo tutto a questi bambini. Queste aziende, i suoi giocattoli non sono niente senza di loro. Ecco perché con enorme piacere che come fondatore di Playtime Call annuncio il Playcare, nostro orfanotrofio in loco. Ma guardate proprio bene adesso, proprio l'immagine, il video. Non guardate proprio le parole che vengono dette. Ho illuminato proprio qua il video. Provate a vedere se riuscite a trovare qualcosa.
qui, soprattutto in fondo, dietro questo nemico particolare, che tra l'altro bisogna capire chi è. C'è tipo una sorta di maschera antigas. Su questo fra poco ci arriviamo. Fra poco ci arriviamo. Eccolo qua, il nemico, un nuovo nemico che dovremmo affrontare. Avete visto bene che cosa c'è? Ve lo faccio vedere subito. Innanzitutto partiamo dal nemico. Come in realtà possiamo notare dalla miniatura del trailer stesso, qui in realtà non si nota nel trailer, però ci sarebbe tipo una sorta di gas all'interno del posto. E questo nemico qua, a quanto pare, indossa una maschera antigas. Vuol dire che forse su Poppy Playtime 3 dovremmo affrontare delle zone comunque chiuse o comunque ripiene di gas, che noi non dobbiamo respirare. Dobbiamo quindi forse trovare non soltanto una nuova mano segreta del Greppak, ma anche una nuova maschera che ci serve appunto per proteggerci da questo gas, che potrebbe essere anche dannoso per noi. Ma guardate bene adesso qui dietro. Allora, come potete ben vedere, qui si può scorgere Daisy, qui si può trovare invece Banzo Bunny, ma in realtà qui dietro ci sono altri due giocattoli ancora. Non so se riuscite a vederli, ma adesso io praticamente ho illuminato per bere questa immagine e possiamo notare appunto questi due giocattoli che non si vedono così ad occhio nudo. E questa è l'immagine illuminata con la massima illuminazione. Guardate un po' qui dietro chi c'è. Ma questo è PJ Pagapillar. PJ compare quindi anche su Poppy Playtime 3. Guardate, sta qui dietro. Poi ci sta anche Daisy, quindi lei è stata confermata ufficialmente. Ma qui in fondo guardate anche chi c'è. C'è Bron, il dinosauro Bron, a quanto pare sta di là. Cioè non mi immaginavo che ci fossero tutti questi nemici nascosti nel buio. Poi come vi dicevo, qui a quanto pare ci sta anche una sorta di gas che potrebbe essere anche dannoso, quindi è meglio non respirarlo, meglio trovare una sorta di maschera antigas che ci serve per proteggerci da quest'aria che a quanto pare non è buona da respirare. Insomma, comunque, questo trailer nei suoi pochi secondi è riuscito a nascondere tante cose. Innanzitutto potete notare che c'è un nuovo nemico, ma in contemporanea ci stanno altri quattro personaggi dietro sulle spalle. Tutto questo in un solo minuto. Ovviamente questo è soltanto un teaser. Ci saranno poi altri trailer nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, dove ci saranno altri segreti che andremo a scoprire pian piano. Quindi che dire, per il momento direi di finire qua il video. Fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spalliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. L'avventura non finisce qua, perché qui davanti a voi compariranno ben quattro schede con quattro serie differenti. Cliccatene una, buona visione, ci vedo direttamente da di quelle serie. Ciao a tutti e buon panino a tutti.